l'ultima partita è stata tattica. Il mister ha lavorato tantissimo su tutti i dettagli dell'Israele, su come riuscire ad andare a fare gol, che dovevamo concretizzare tanto. In noi c'era il pensiero che entriamo e iniziamo a fare gol. Poi quello che verrà, verrà. I due gol sono stata la liberazione perché abbiamo urlato di gioia e sapevamo di aver messo un piede all'europeo. Eravamo lì in panchina e un aneddoto è stato che tipo parlavo con Franci durante e gli ho detto: guarda, entro quarto d'ora dobbiamo fare almeno 3 gol, perché se non facciamo 3 gol mi arrabbio. Fame con cui siamo entrati in campo, c'era proprio voglia di dire: adesso questo biglietto ce lo stacchiamo e non c'è storia per nessuno. Quando attendi un momento per tanto tempo e le cose vanno come devono andare, sei finalmente felice di tutto il percorso e tiri le somme di tutto il percorso che hai fatto. E Israele è stato questo. Non ci aspettavamo di fare sinceramente così tanti gol, ma questa è ancora una volta la prova di quello che siamo. Se noi vogliamo entrare così in campo possiamo fare tanto, se entriamo ognuna con la propria testa allora diventa difficile. Sicuramente aver vinto così alla stragrande quando si arrivano solamente tra 4 gol, ora non mi ricordo, è stato bellissimo, perché poi giocavamo a Firenze, è stato un momento veramente indimenticabile e lì abbiamo veramente strappato il pass per l'europeo. Partiti con un 3-2 a casa loro, un po' faticando, e abbiamo concluso con la larga vittoria e portandoci a casa meritatamente la qualificazione. Quindi emozioni bellissime, Firenze rimane importante per noi, quello stadio. Eravamo tutte veramente al settimo cielo. Sapevamo di aver fatto una cosa grande non solo per noi, ma per tutti gli italiani che comunque ci avevano seguito. Avevamo preparato dei palloncini per festeggiare e praticamente ci siamo accorti, quando abbiamo fatto la foto, che ne mancava uno e ci mancava una lettera, e quindi l'abbiamo improvvisata, diciamo così, proprio per non farci mancare niente. È partita la festa e ci siamo divertite tutta sera, abbiamo riso, abbiamo scherzato, abbiamo urlato e c'è stata tanta emozione anche nello spogliatoio e mi porto tutto con me. Ciao, ci arrivederci.